Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quindi, sono io, Mister L, e siamo qui in questo nuovo gioco chiamato Paranoiac, che ho già visto in un gameplay che ho deciso di portarvi. Quindi, sto facendo tutto io, mi sto arrangiando tutto io per la registrazione, quindi diciamo che verrà fuori tutto quanto, un po' come dire, lo schermo, no, cioè, non sto riuscendo a registrare bene lo schermo. Ho appena mandato i Kriz come emissario a cercare di capire come fare a risolvere questi problemi. In ogni caso il gameplay dovrebbe venire fuori bene comunque. Ok. Quindi Freccetti ci si muove, spazio sì. Ok, quindi questo gioco contiene alcune sorprese nascoste e immagini forti, i deboli di fuori, quelli là che non se la cavano bene con i giochi horror non dovrebbero giocare. Luigi ha acceso, ragazzi, ma non fa così paura. Autore: non si prende la responsabilità per nessun problema che potrebbe venire fuori per chi gioca questo gioco. È un free to play a pixel, ci sono pixel grandi come patate. Non può fare paura come un Dead Space. In più, questo gioco usa alcun linguaggio discriminatorio. Ma quando? Che io ho visto il gameplay, mi sembrava tutto a posto. Alcune parti possono essere prese come discriminatorie. Ma quando? Fai attenzione che l'autore non ha intenzione di promuovere discriminatorie. Ok. E l'autore non vuole promuovere discriminazione. Per favore, gioca tenendo questo a mente. Però questo qui ha paura che magari la gente si possa incazzare con lui. È da 3 anni che non vedo più mia zia. Sì, mia zia. Premo spazio, vai avanti da solo. Premo spazio, ok. No, dai, spengo la luce. Pam, al buio, fioi. In modo. Che paura, che ho paura perché sono al buio anche il gioco ancora da iniziare. Quindi in poche parole mi sono mossa, cioè praticamente sua zia è morta e quindi lei è andata nella sua casa che lei ha abitato fino alla morte. Hai vinto tutto con questo suono. Ah, che carini siamo noi coi capelli bianchi. Miki Takamura. Questo posto è così polveroso, mi sta già simpatica. Questo posto sicuramente polveroso, immagino che cioè è normale che sia polveroso, insomma non viene abitato da 3 anni. Darò un'occhiata intorno alla casa. Ok, cominciamo a esaminare. Ci sono la freccia, scusate ragazzi, ci sono un sacco di scarpe e con un design molto vecchio. Madonna mia, siamo dei fulmini, ragazzi. Ok, quindi un vestito blu, probabilmente di sua zia. Un fico. Una pianta decorativa polverosa. Di sicuro non può laggare anche questo gioco, ragazzi, altrimenti proprio do di matto. Prendo il computer, lo stacco da tutto quello che è attaccato e lo butto fuori dalla finestra. Ok, robe inutili, i panni sporchi, una lavatrice immagino. Washing machine, sì, lavatrice. Ci sono alcuni. No, cazzo era towels, ma. Bugs. Bugs? Cazzo è bugs? Ok, non so se sono degli insetti, immagino. Ok, quindi shampoo che noi non useremo una mai. Andiamo qui dentro. Nulla di importante, ragazzi. No, però premere spazio ogni volta per uscire dalle porte mi infastidisce. Qua è chiuso. Ah, mi ricordo. Sì, l'avevo visto diversi anni fa, ragazzi. Non mi ricordo niente. So solo bene, so solo un po' come sono le dinamiche. Infatti non so dove andare. Cioè, so come sono le dinamiche, così poi quando c'è l'azione ve le spiego. Scarpe. Ok. La toilette se ha un odore buono, immagino. Napkins. Vabbè, spazzatura nel cestino, come è giusto che ci sia, che sia lì dentro. Ok, un lavandino. Meglio pulirsi dopo. Mi sto annoiando. Voglio un po' di azione. Cosa c'è qui? Un orsacchiotto. Perché c'è un orsacchiotto peluche qui? Ok, un grande camino. Ok, qua non si può fare un cazzo.
Una grande cassaforte non si aprirà, deve essere, non si apre, deve essere bloccata. Un orologio. L'orologio sul tavolo è bloccato. Sembra come che le batterie siano finite. 3 anni, insomma. Cazzo di niente. Cazzo di niente. Per di qua dovremmo uscire dalla stessa porta. Sì, esatto. È bloccata. Tua madre è bloccata. Di qua non c'è una sega. Ok. Mi ricorda quando ero piccolo e guardavo Antaro, che il suo zampettio mi ricorda la corsa di Antaro. Ok, quindi qua mi sembra. Qua sono i due bagni. Madonna, mi sono già perso, ragazzi. Una cucina. Ok, il frigo è vuoto. Un cazzo di niente. Sotto il lavandino è vuoto. L'orologio è bloccato. Con la stessa ora dell'altro, se non vado errato. E però si sente il ticchettio, ragazzi. Questi bicchieri sono carini. Dovrei metterli da qualche parte come decorazioni. Un Wedwood. Vabbè, mi sembra di aver capito sia un set da te, sai. Dovrei usarlo, dovrei venderlo. Ok, quindi è pieno di posate, anche se mia zia viveva da sola. Cestino, cosa mi dice del cestino? Cestino. Niente, tavolo, niente. Quell'orologio lì dovrei esaminarlo, non funziona. Ok. Ok, un telefono. Un telefono senza linea, da quel che ho capito. Un cactus vivente. Un altro orologio a stessa ora. Il ticchettio mi fa impazzire. Niente, un cazzo di niente. Dai, che tra poco tornano sui miei. E io devo fare un gameplay serio prima che torni, almeno mostrare una parte horror. Quindi lei aveva una TV, eh? Normale, tutti hanno una TV. I cestini, ho paura di trovarmi robe dentro. Un cazzo di niente. Vaffanculo. Vaffanculo, devo prendere spazio ogni volta. Bene, per di qua che c'è? Ah, casa giapponese, stile giapponese. Un vaso abbastanza grosso. No, so, non ho capito un cazzo, non posso fermarmi troppo per non annoiarvi. Cosa c'è qui? Ah! Kotatsu! Kotatsu! Cazzo, è un kotatsu! Non ne ho uno a casa mia, deve essere tipo i tavoli giapponesi là, che loro non avendo spazio in casa, sono costretti tipo a vivere per terra, con i tavoli bassi, in modo da poter mangiare seduti. Un'altra TV. Sembra che la TV alla fine fosse accesa. Il telefono! Fottiti! Ok, via. Ok, quindi no, niente di che, andiamocene via. Ok, per di qua che ci sarà mai? Però. Ok. Per di qua non si può andare. Che bel giardino. Non ho fatto. Sembra che ci sia un pozzo lì, no, è un pozzo, ok. E per il resto qui non vedo un cazzo di niente, ragazzi. Non si può scendere. Vaffanculo. Ok. Oh, forse qui c'è qualcosa. Odio l'odore di questi fiori. Dovrei abituarci. Ok. Il piano di sopra forse bisogna. Ma qui un attimo, ragazzi, che non mi ricordo. Scusate, ma ho l'orientamento di. Ho lo stesso orientamento delle balene che vanno ad arenarsi, ragazzi. Vado ad allenarmi. Ok, sì, qua sono già andato. Ok. Piano di sopra. Mi fa male le braccia solo di stare così. Ok. Ok, soprammobili. Sarà chiuso? No. Altro bagno. Cosa c'è con la chiave? Cos'è questa roba qua? Non me lo dici. Cioè, non sto qui a esplorare ogni cosa, ragazzi, che sennò vi annoio anche. Non si aprirà, non si apre. Probabilmente è bloccata, probabilmente. Ok, cosa a muro? Un letto. È sfatto. Chi ha dormito qui per l'ultima volta? Non c'è niente qui dentro, nemmeno un piumone. Tutto, immagino sia un piumone perché. Immagino che. Ah, poretta, poretta. Immagino che lei. Ah, sì, che lei vivesse da sola. Sì, ci siamo già arrivati che viveva da sola. Nessuno in nulla qui dentro, solo polvere. Che palle, specchio. Specchio.
Non ho mai visto mia zia indossare un kimono. Ok, quindi un attaccapanni là di kimono, là. Robe dei giapponesi. Aspetta, aspetta, per di qua che c'è? Un cazzo di niente, ok. È bloccata anche di qua, e di qua non mi ricordo, è bloccata che... Vaffanculo. Bloccato, ok. Corri, corri, corri. Ok. Il filo della lampada è tagliato. Nulla di che. Non è niente qui dentro. Forse questa stanza qui non è mai stata usata. È vuoto. Non c'è molto qui dentro. Quindi. Cosa? The drawers are very light. Leggeri. Ma che cazzo. Ok, un cazzo di niente. Un cazzo di niente. Il letto, ragazzi. Il letto insospettisce ogni volta. Questa volta qui però no. Tavolo, un cazzo. Vaffanculo. È difficile imboccare le porte. Poi che ci saranno gli inseguimenti, ragazzi. Aspettate un attimo che devo fare un esperimento. Madonna cara con gli inseguimenti. Non sapete le bestemmie che tirerò quando non riuscirò ad entrare nelle porte. È bloccato. Immagino che sia bloccato anche per di qua. Esatto. Ma vaffanculo. Ho controllato tutto. Ah, voglio l'azione. Oh, ecco qua. Il telefono era per di qua, era per di qua, via, via, via. Per stare in cucina, mi ricordo. Vaffanculo, ho preso il bagno. Mi fa impazzire. Cazzo era per di qua. Sì, mi ricordo. Vaffanculo. Miki Takamura. Sono Takamura, qui è Takamura. Chi è? Mamma, sua madre. Ehi Miki, come stai? Stai bene? Com'è la tua nuova casa? Enorme! Molto polverosa, ma è carina e grande. Sarà un 900 metri quadri, un campo da calcio. Bene, bene, mi fa piacere sentire questo. I tuoi bagagli dovrebbero arrivare domani. Grazie. Posso chiederti qualcosa? Ho trovato alcune stanze chiuse, tutte attorno alla casa. Intorno alla casa. Tu sai, vero, se non hai nessuna chiave, è vero che magari hai te, perché già è morta, quindi hai pigliato le chiavi. Chiavi? Non penso di averle. Lei aveva un po' un complesso di persecuzione, era un po' paranoica, diciamo, da qui il titolo del gioco, Paranoiac. Chiudeva tutte le porte, la chiave a tutte le porte, perché era un po' paranoica. Ok. Quindi lei chiudeva le chiavi nella sua casa. Ah, un po' stupido se me lo chiedi. Be stupidi, fias. Beh, fai quel che vuoi. Puoi chiamare. Ah, sì, puoi chiamare un tipo là che ti va a smontare le porte. Madonna cara, è il Chris che deve chiamarlo un tipo per smontare le porte. Che la porta in casa sua, la porta in camera sua non si chiude. Quindi registriamo a volte con la porta socchiusa e basta, che si sente tutto. Quindi, beh, ciao. Ciao. Ok. Beh, è tardi. Farò una doccia e andrò a dormire. Bene. Quindi doccia. Vaffanculo, spazio ogni volta. I bagni erano qua, mi sembra. Ah, oh, che cazzo, Berley. Cazzo è Berley. Vaffanculo, sti termini impossibili a tradurre. Non verrebbe da tagliare il video e tirare fuori Google Translate qua sul telefono, ma maledizione. Non perdo troppo tempo ad editare. Ah, sono così stanca. Farò una doccia. Vai che è nuda, vai. Interromperò qui, ragazzi, perché tra poco torneranno sui miei. No, anzi, no, ancora no, no. Faccio durare un po' fino a che non arrivano i mostri, diciamo. Non spoilerò niente. Il telefono. Ok. Ragazzi, un attimo, controllo il telefono. Vediamo un po'. Sono i cazzoni di WhatsApp. Cavolo, c'è un mio amico che ha un problema. Dannazione, ragazzi. Ok, interrompo qui la registrazione. La riprendo subito dopo. Anzi, forse farò due video. Gli attaccherò l'una all'altra e farò dei tagli perché vedo che è un po' noioso.
Quindi ci si vede dopo, altrimenti se vedo che è durato fin troppo interrompo qua. Vediamo se lo riprendo dopo. Ciao a tutti intanto. Ok ragazzi, siamo tornati. Un attimo e controllo che la registrazione parte. La registrazione è partita molto bene. Ragazzi, quindi ho interrotto il gameplay e ho dovuto ricominciare perché non aveva salvato e non so neanche come fare. E ho avuto un po' di problemi causa, come dire, mettere giù la registrazione e ricominciare dopo. Perché sapete, non sono da solo in casa, ma la condivido con altre due persone chiamate genitori. E quindi, vabbè, ricominciamo, ricontinuiamo. Quindi, Miki Katamura sta dicendo. Ok, quindi ha detto, andiamo a dormire nella stanza al secondo piano. E a noi andiamo a dormire. Cos'è stato questo suono? E cazzo. Tu non hai visto Garilla. Oh, a quanto pare il raccogli vestiti, attacca panni è appena caduto. Una chiave. Cosa c'è all'interno del vestito? Wait, I don't know it. Ok, non me ne c'è una sega, vaffanculo la freccetta. Voglio solo andare a dormire. Sì, ragazzi, quando c'è su YouTube un po'. Un attimo che. E a volte tradurre è un po' più difficile, perché altro perché avete l'ansia di non dover far annoiare chi guarda. Così se altrimenti sarebbe molto più semplice per me. Dormiamo qua. Non mi piace proprio dormire nel letto di qualcun altro, ma vabbè. Ok. Aspetta che spengo la luce. Ok, è il buio. Ok, è meglio se parlo. Si sentono rumori molesti. Ok, bravo, te la sei giocata bene. Ah! Un sogno? No, non riesco a ricordare bene. Oh, ho dimenticato di prendere le mie medicine. Forse questo, è per questo che mi sono svegliata. I'm vaffanculo te e questi termini che io non conosco. Ok, quindi andrò a bere un po' di acqua nella cucina. Ok, spero che non arrivi ora il mostro perché mi sto grattando il naso, mettendo bene le cuffie e tutto quanto. Ok, giorno 1. Se non apriamo spazio il gioco non va avanti. Quindi andiamo in cucina a bere un po' di acqua. In bagno no, ma in cucina. Che anche in bagno ci sono rubinetti. La cucina era qua, se non vado errato. Evito di parlare alla cazzo proprio perché di parlare troppo perché vorrei che vi immedesimaste. Perciò se non parlo sono io che non sono io che non so che dire, ma sto cercando di farvi immedesimare, diciamo. Ok. Ah! Ok, dai. Sti doppiaggi non li faccio. Ok, hai dei capelli. Ok, molta fastidiosa questa cosa. È disturbante. Ma che diavolo. Capelli? Capelli? Come hanno fatto a venire fuori dal lavandino? Andrò a controllare l'acqua domani. Ah, come si chiama? La caldaia, riserva d'acqua. Dove c'è l'acqua? Vabbè, andrò a controllare domani perché ci sono i capelli che osturano tutto quanto. Adesso ho solo voglia di dormire. Ok, torniamo a dormire. Non sapete quante volte morirò perché mi blocca le porte perché non premo spazio. Oh, ho appena sentito qualcosa. Se non sei te. Porca troia. Porca troia. Oh, immagino che questa porta non si apra. Questa porta qui non era aperta. Perché si è aperta ora? Ok, sono pronto a scattare. Stay out, motherfucker. Lo scordi che. Madonna cara, io se fossi in lei.
Avrei fatto una fuga, nel senso che mi bastava una finestra, mi rompevo una gamba, ma dovevo andare fuori da lì. Immagino aver fatto la roba giusta, ragazzi. No, non possiamo andare a dormire, quindi non era la roba giusta da farsi. Andiamo a controllare che c'è qui dentro. Ai 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 ai, occhio lo jumpscare. Occhio, pronto a correre. Ok, grazie a Dio. What's that stain? Grazie per i termini. Potrebbe essere Steina, che cazzo. Non so cosa c'è. Uno specchio. Sedia rovesciata. Accendiamo un po' di luce. Non si può fare. Mostri cattivi. Dio. Cosa? No, ti prego, fa. No. No, no, ti prego, fa che non venga fuori. Cazzo, cazzo, porca troia, in stanza, in camera da letto, muoviti. Madonna, ma becca pixel, cosa? Sta quella cosa venendo verso di me. Scappa, paldracca, fuggi. No, non ho i comandi, ragazzi. No, grosso. Gross. Cazzo è gross, va bene. Ragazzi, se avete un secondo da perdere, andate a cercare nei Google traduttori cos'è gross, perché io non posso farlo ora. Devo andarmene dentro. Porca troia, nell'armadio. Porca vacca. Oh mio Dio, dietro di me. Devo correre. Dove potrei nascondermi? Qua ora ci spiego come fare. Spiegami le dinamiche. Quindi ci sono diversi posti in cui potersi nascondere all'interno della casa. Trova un posto dove nasconderti e nasconditi qui dentro, prima che il mostro venga nella stanza. Quindi ci sono diverse possibilità. Una è che qua va a culo, ragazzi, di manica molto strana. Una è corretta, ci fa vivere. Una è corretta. Due ci porta alla morte direttamente. E per le altre noi verremo trovati. La fuga continua fino a che non troviamo il posto giusto. È una dinamica un po' bastarda, perché magari non abbiamo sfiga e troviamo solo i posti sbagliati. Quando il mostro ti segue dentro una stanza non puoi nasconderti, perché ci sgamma ovviamente. Ogni volta che tu corri, il posto mortale cambierà. E sceglierà il fato. La corsa comincia ora. Porca troia. No! No! Via, Madonna mia, spazio! Corri, 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 Antaro, scatta Antaro, scatta Antaro, scatta Antaro, scatta Antaro, qui dentro, non si può nascondere qui dentro, porca macchina, vaffanculo, scappa, scappa Antaro, è bloccata, no, tua madre è bloccata, vaffanculo, qui dentro, subito, no, tua madre è bloccata, tua sorella è bloccata, vaffanculo. Ok, è finita malissimo. Infatti nascondersi nei cassetti, ragazzi, la vedo molto brutta anche per una donna di piccola statura come lei. Come nessun salvataggio? Sì, ragazzi, però insomma, io pensavo che prendessi i salvataggi da solo. Porca troia, ragazzi, insomma. Dio buono, ragazzi, mi tocca giocare tutto da capo. Come cazzo riprendere il salvataggio? Vabbè. Vaffanculo, probabilmente volevo semplicemente premere hash. Vaffanculo. Ragazzi, ok, Inter, me lo rigioco tutto quanto da capo finché non arrivo al punto da me disegnato. Io pensavo che. Ho visto 3 anni fa, no? Non mi ricordo come funziona. Pensavo ci fossero dei posti speciali, tipo Undertale, che c'hai là i posti dove poter salvare. Quando pare, immagino che dovevo premere hash. Vabbè. Avete assaporato il gameplay, ragazzi, fidatevi, d'ora in poi il gioco sarà tutta una fuga continua, non ci sarà più perdita di tempo. Interrompo qua, edito il video e lo carico per voi. Ciao a tutti, state in campana, ci vediamo al prossimo video.